Due sconfitte in due partite, ma la seconda fa molto più male. La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro perde a Cantù la sua prima trasferta stagionale per 81-72 e mastica amaro per un quarto quarto di totale blackout con ben 4 minuti senza andare a canestro, risultati decisivi nell'economia del punteggio finale in cui è il play Robinson ad azzeccarne davvero poche in una VL privata di Delfino per un problema muscolare. Non basta Kane, autore di 14 punti e 15 rimbalzi. Un momento sembrava che inerzia andava a nostra parte, ma l'ultimo quarto onestamente abbiamo giocato male, ma poco lucidi, poco fluidità la palla in attacco, una difesa non connessa come dovrebbe essere, Cantù vince con pieno merito. Dal basket al calcio è stata una trasferta urticante per la Vispesaro sconfitta Modena 3-1 nella prima trasferta dell'anno. Un risultato esageratamente punitivo per una gara completamente viziata da un abbaglio. Quello della terna arbitrale che in apertura di ripresa non vede un gol di Ettore Marchi, ignorando, in assenza di goal line technology, un pallone che ha varcato la linea di porta. Poteva essere il 2-1 per la Vis dopo che lo stesso Marchi al nono minuto aveva pareggiato il vantaggio modenese di Tulissi. Dopo la delusione, la beffa. Il Modena vince con un gol di testa di Ingegneri e con una punizione di Sodigna a tempo scaduto. Dispiace, c'è rammarico perché secondo me avevamo affrontato la partita esclusi i primi 10-15 minuti iniziali dove eravamo un po' contratti, avevamo fatto una buona partita visto anche l'avversario che avevamo davanti. Dispiace, ma più che mi dà fastidio è che nel momento in cui poi vado a vedere i guardalinee che ho calciato lui è 15-20 metri dietro e quindi per lui diventava, cioè una cosa semplice come questa è diventata difficile, cioè una cosa semplice come vedere che era nettamente gol è diventato poi difficile. Non dobbiamo piangerci addosso, non dobbiamo trovare scuse, non dobbiamo pensare che quello che abbiamo fatto oggi sia colpa di qualcun altro se abbiamo portato a casa punti. La realtà è che noi siamo una squadra che ha un'identità, abbiamo tanti giovani che devono crescere e stanno crescendo molto bene, abbiamo under, over che in questo momento qui stiamo cercando di recuperare, abbiamo un gruppo solido e forte. Ma noi non siamo partiti per vincere il campionato, siamo partiti per crescere e questa partita ci ha insegnato tante cose. Con Legnago, una partita in mano, la pareggi. Oggi, con una partita giocata in un certo modo e dopo aver creato tutte queste situazioni dove per un motivo o per un altro non sono andate come sono andate, non ci devono dare la forza della presunzione, ci devono dare l'umiltà di riprepararsi contro un'altra squadra fuori casa come Ravenna, che è completamente diverso dal Modena. Di tutt'altro umore l'Alma Juventus Fano, che dopo il Perugia ferma un'altra big. 1-1 col Padova nello stadio Mancini a porte chiuse. Il Fano ha ciuffato il pari con Barbuti a replicare il vantaggio veneto di Della Latta. Andare sotto contro una squadra di questo tipo e comunque rimediare, anche se su rigore, comunque rimanere in partita, io penso che significa che la strada che abbiamo intrapreso è quella giusta. Certamente cercheremo anche di migliorare sotto l'aspetto dei risultati, però mi conforta la prestazione che avviene dopo quella di Perugia, altrettanto bella e importante. Perciò diciamo che siamo contenti di questo avvio di campionato, anche se era un avvio difficilissimo perché contro due corazzate di questo campionato abbiamo onorato, abbiamo tenuto il campo in modo giusto, meritavamo anche qualcosa di più, però insomma accettiamo questi risultati guardando avanti ancora con più fiducia. Non è ancora campionato per l'Italservice, ma è stato comunque significativo per la squadra di calcio 5 pesarese tornare in campo sabato, 8 mesi dopo l'ultima partita. Nel 14° Memorial Nino Pizza i pesaresi hanno battuto 3-1 l'Olympus Roma con doppietta di Canal e gol di Borruto. Capitolo volley, dopo due vittorie arriva la prima sconfitta per la Megabox Vallefoglia che in Puglia cede 3-7-0 a Cutrofiano.